Siamo con l'ennesimo speciale di La Notizia 24. Collegando con noi l'amico Pietro. Pietro, buon pomeriggio a te. Pomeriggio Francesco, oramai le notizie arrivano, quelle importanti, arrivano una consecutio temporum veramente velocissima. Aspettavamo un caldo agosto, ma è proprio terrificante, è un agosto torrido, non certamente per l'aspetto climatico, ma io penso che da oggi fino a dicembre, gennaio avremo tante altre criticità che ci costringeranno a fare altri speciali, Quindi, sempre in nome della buona e corretta informazione immediata. Naturalmente, se ci saranno sviluppi, ne faremo altre. possiamo dire che, come tu avevi preannunciato, l'agosto è stato caldo e, come tu hai puntualizzato, non sicuramente quello climatico, quello, anzi, quello è benvenuto, quello climatico, era benvenuto. E auspichi, a quanto pare, anche un autunno non mite, ma caldo. Non è che auspico, prevedo, No, no, prevedi, chiaramente. ho sbagliato il No, termine. Prevedi assolutamente. un autunno Però per le facili previsioni. caldo, caldo. Allora, questo speciale è legato alla figura del fondatore di Telegram, il russo arabo, se non sbaglio, ha due o tre cittadinanze, questo. Il proprietario Anche quella francese. di questo social. Anche Com'è? quella francese. È francese, sì, giusto. Era quella poi la più importante alla fin fine. Quindi diciamo che questo fondatore di questo social, l'unico social attualmente non gestito da terzi, ma gestito principalmente da lui. Qualche sera fa è atterrato in un aeroporto parigino. Ahimè, quando è sceso al controllo, gli è stato notificato un mandato di arresto, un mandato di cattura, emesso dalla procura di Parigi. Lui ha immediatamente detto che doveva essere ospite del presidente Macron per una cena all'Elysée. Fatto sta che dall'altro lato hanno smentito. Questo ed era logico, era ovvio, no? Era ovvio. Però sembra che le fonti uscissero proprio dal palazzo di Macron di questo invito, perché il giornale che l'ha riportato pare che sia qui. Pietro, le ultime vicende degli ultimi minuti, le ultime ore, quali sono? A parte che ci dovrei raccontare qualche chicca su questo episodio. Certo. Buongiorno, buongiorno a tutti, buon pomeriggio ai radioascoltatori, agli ascoltatori, a chi vedrà questo video. Se vi piace questo speciale, mettete un click, ci fa sempre piacere, iscrivetevi al canale, ancora più piacere, ma se volete lasciate i vostri commenti e ne daremo pubblicità e magari ci sarà un confronto su quello che voi pensate. Ebbene, quando ho sentito la notizia che tu hai citato prima, quella di Pavel Durov, che viene arrestato all'aeroporto di Parigi quando è appena atterrato, lui dichiara, lo riporta dei giornali, che era stato invitato dal presidente Macron. Mi viene in mente un noto film dello Simon, Il Conte Ritto, bellissimo film che vi consiglio di vedere chi non l'ha visto. È un giallo. E qui i film diventano realtà. È chiaro che Emmanuel Macron non ci andrei mai a cena, ma per tanti altri motivi, ma soprattutto perché ha visto queste cose dalla cena lì, non mi sembra molto igienico. Sappiamo che Emmanuel Macron è molto amico a qualche filantropo e questo è ancora peggio. No, no, grazie. Preferisco rimanere in Italia, la bellissima Italia, con panina e mortadella, che secondo me è fantastico. Fino all'altro giorno in pochi sapevano chi fosse Pavel Durov. Oggi la foto è in tutti i giornali, su tutti i social, qualcuno l'ha fatto vedere anche in TV, ripeto, io non guardo la TV, ma mi hanno detto di sì. E certamente è
Assurdo, gli onori della cronaca. Ne avrebbe fatto a meno, ma tant'è. Vi lascio subito un'ultima novità che è appena apparsa dall'ANSA, sull'ANSA, che il rover è stato rilasciato da parte della gendarmeria perché sono scaduti i termini del fermo, ma è stato inviato direttamente in tribunale perché deve subire il processo. Quindi è stata fatta la cosa del tutto velocissima. Ma andiamo all'inizio, gli sviluppi li sapremo nelle prossime ore. Perché si vuole arrestare Pavel Durov? Perché i francesi pensano di ottenere le chiavi del sistema Telegram, che è importante controllare questo sistema sul quale viaggiano tutte informazioni criptate. E questa cosa ha messo in allarme non solo la Russia, ma anche i servizi dei vari paesi del mondo, i quali usano i social con sede a Dubai per la loro messaggistica, che è criptata e segreta. Quando sia possibile che la Francia ottenga informazioni sensibili, lo vedremo nel prossimo futuro. Ma quello che è certo è che con l'arresto di Pavel Durov i francesi si sono posti in una posizione di ricatto dei vari sistemi militari di intelligence. Non solo della Russia, che ha già protestato, ma di altre realtà in tutto il mondo. La Russia si è già fatta sentire. Il presidente della Duma, Volodin, ha detto che dietro all'arresto di Durov c'è Washington. Telegram è una delle poche, e allo stesso tempo la più grande piattaforma internet sulla quale gli Stati Uniti non hanno alcuna influenza. Allo stesso tempo opera in molti paesi che sono di loro interesse. Ha proseguito Volodin proprio sul canale Telegram, aggiungendo che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è importante per il presidente prendere il controllo dell'app prima delle elezioni presidenziali americane. Oh, chissà perché li vuole avere prima il controllo dell'app. Per Washington, ha sottolineato Volodin, la sorveglianza sui social network e la loro centrale censura e subordinazione anche attraverso il ricatto col pretesto di combattere i vari tipi di minacce, perché le cose di cui è accusato sono visibili anche su altri social, Facebook compreso, e naturalmente uno dei metodi che stanno utilizzando. Telegram è un social network a software libero, disponibile su qualsiasi piattaforma, Android, Linux, iOS, macOS, Windows. Le sue funzionalità, alcune delle quali a pagamento, sono molteplici e si adattano a diverse tipologie di comunicazione. Ci sono delle chat private e quelle segrete, con i messaggi a scomparsa a tempo determinato scelto dall'utente. Con la tecnologia end-to-end, il messaggio nemmeno transita sui server di Telegram a Dubai, ma viaggia da dispositivo a dispositivo, praticamente da smartphone a smartphone, da computer a computer, in maniera criptata e con un timer di autodistruzione impostato dall'utente. Dunque, l'arresto di Durov ha chiaramente scatenato una serie di attacchi di DOS contro i siti governativi francesi. E va detto che la Francia, tanto attenta a mettere sotto controllo Telegram, per scopi che ben poco hanno a che fare con la presenza sui social di messaggi che possono rientrare nell'illegalità, si dimentica brillantemente o bellamente di occuparsi di cose altrettanto importanti. C'è un sito, per esempio, in Italia, che come specchietto delle allodole si chiama Nuovo Partito Comunista, non è vero, che usa per la sua messaggistica sistemi che sono capaci di criptare le comunicazioni. Se si va al sito www.nuovopc.it, relativo al Nuovo Partito Comunista Italiano, che si dichiara erede delle Brigate Rosse, e si entra nella parte contatti, si viene invitato a usare uno pseudonimo e a usare Tor o PGP o Tor e PC. O Tor,
acronimo di The Onion Router, che basa il suo funzionamento sull'architettura a diversi strati di crittografia. Da qui il termine onion, che significa cipolla, quindi a sfaldarsi fino ad arrivare al nucleo, che permette agli utenti di navigare senza lasciare traccia. Non ha nulla a che fare con la navigazione in incognito. Il Tor Browser costituisce l'opzione più user-friendly per accedere a Tor e la rete più popolare per navigazione nel dark web, quello che non si dovrebbe vedere. Pretty Good Privacy PGP è una famiglia di software di crittografia per autenticazione e privacy, da cui derivano lo standard OpenPGP. È probabile che il crittosistema più adottato al mondo e descritto dal crittografo Bruce Schneider come modo per arrivare probabilmente il più vicino alla crittografia di livello militare. La Francia si sta impegnando sempre di più in questo tipo di organizzazione. Perché è vero che avrebbe dovuto cenare duro con il primo ministro francese, ma naturalmente Macron smentisce. Ma chi dà questa notizia è il quotidiano investivo francese Le Canard en Chaîne. Dice ancora questo autorevole giornale, Macron è perfettamente capace di questo tipo di inganno volto a compiere la missione richiesta dai suoi padroni, incarcerare tutti coloro che difendono la libertà di espressione. Chiediamo spiegazione a Macron, dice ancora il giornale. Il leader del partito, Les Patriotes, Floriana Philippot, ha scritto in un post sui social media commentando la storia. La presidenza francese ha smentito le affermazioni del giornale e li ha chiamati bugiardi e falsi. La fonte, la citiamo per a nostra tutela, è BRICS News. Ma un'ultima notizia: gli Emirati Arabi Uniti, che sono considerati con poca democrazia, invece ne hanno tanta, hanno sospeso un ordine da 17 milioni di dollari con la Francia e chiedono di parlare con Pavel, cittadino degli Emirati. Ripeto, chiedono di parlare con Pavel, cittadino degli Emirati. Detto ciò, il totalitarismo è servito. Chi non si adegua sarà colpito in una guerra ibrida che non è fatta soltanto di guerra sul campo, quella tradizionale, ma è fatta soprattutto per il controllo dell'informazione. Controllare l'informazione significa veramente avere in mano l'opinione pubblica e poter in quel modo poter fare tutto ciò che ci aggrada. No, grazie. Forse sarebbe meglio che chi può rifletta anche in Italia. E questa è la notizia che volevo darvi. Grazie Pietro per questa informazione, per questi chiarimenti che ci hai dato. E attendiamo gli sviluppi del processo al fondatore di Telegram. Se ci Cosa, sarà. cosa, se ci sarà, ma vediamo Ma cosa succede. ci sarà un processo, avrà dei risvolti internazionali importanti, anche se cercheranno di trovare tutto quello che serve per poterlo incriminare. No, questa volta. Non credo che la Francia si metta contro il valore economico degli Emirati Ma in questa guerra Arabi. Ci di sono molti interessi qui. In questa guerra di spie, di cyber spie, tutto può succedere. E poi non dimentichiamo che Macron ha contatti diretti con dei filantropi che di soldi ne hanno tanto, tanto, tanto. Va bene, allora grazie. Vedremo le prossime ore. Se ci saranno aggiornamenti, faremo altro speciale. Grazie Pietro, grazie a quanti ci hanno ascoltato e ci ascolteranno. Alla prossima. La voce del meridione.
Una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.